Pettorini e tesserini falsi delle forze dell'ordine. Attualità, scuola per la democrazia dedicata all'ambiente. Sport, la 47esima edizione della Calea Brosso Calea. TG Amici Animali, arriva la campagna del Nastro Giallo. Ben ritrovati nel studio del TG di Rete Canavese, le notizie di oggi. Armi e munizioni, pettorine e false tesserine delle forze dell'ordine, sono state sequestrate dai carabinieri della compagnia di Ivrea, che hanno arrestato un 53enne porediese. L'uomo, un pregiudicato, era titolare di un'armeria. I militari dell'arma, coordinati dalla procura di Ivrea, indagano per stabilire se e quando siano state utilizzate le armi, i documenti, i tesserini falsi e le pettorine delle forze dell'ordine. Una BMW X3 ha preso fuoco ieri sera nel parcheggio di Via Carisia a Rivarolo. Le fiamme sono scaturite dal motore. La cosa particolare è che l'auto ha percorso qualche metro in mezzo alla piazza, lasciando dietro di sé una scia infuocata di gomma dei copertoni, anche se nella vettura non c'era nessuno. Sul posto i vigili del fuoco di Rivarolo e di Ivrea, che hanno domato le fiamme, impedendo al fuoco di estendersi, attaccando anche le altre auto vicino e gli alberi della piazza. I vigili del fuoco hanno rotto i vetri per poter spegnere le scintille accese all'interno. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri di Rivarolo. Il sindaco di Rivarolo, Alberto Rostagno, portavoce dell'area del Canavese Occidentale, ha scritto all'amministratore delegato di GTT per chiedere un incontro chiarificatore in merito ai continui disservizi della canavesana segnalati dai pendolari. In un territorio già fortemente in sofferenza per la mancanza di lavoro e per la crisi economica, scrive Rostagno, la riduzione dei trasporti locali rischia di compromettere ulteriormente la qualità della vita. Pur comprendendo le esigenze del gruppo trasporti torinese, ritengo opportuno che le amministrazioni locali vengano coinvolte nelle scelte dell'azienda. Una variazione d'orario o una soppressione di corsa può incidere sfavorevolmente su molte famiglie. La ferrovia Chieri-Rivarolo-Pont deve essere ulteriormente potenziata per permettere alla canavesana di non essere la cenerentola delle ferrovie piemontesi. Comincia domani ad Aosta l'edizione 2015 della Scuola per la Democrazia, per 80 giovani amministratori provenienti da tutta Italia, canavese compreso, dedicata quest'anno al tema territorio e gestione del suolo, e che si concluderà domenica con la lezione del Ministro delle Politiche Agricole, Maurizio Martina. È una settima edizione che continua a mantenere ad alto livello la qualità dei relatori, ed è proprio di altissimo livello, con la conclusione finale della domenica mattina, dove dovrebbe esserci, ed è confermato ancora oggi, il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, e quindi credo, come tutti gli anni, abbiamo anche l'opportunità di un confronto con un Ministro dello Stato. Detto questo, credo che l'argomento di quest'anno sia un argomento molto concreto. Abbiamo voluto anche l'anno scorso toccare un argomento altrettanto concreto. Se vi ricordate, l'anno scorso abbiamo toccato l'argomento dell'urbanistica e quest'anno abbiamo scelto tutti insieme come ufficio di presidenza il territorio e gestione del suolo, che potrebbero essere molto legati, anzi devono essere molto legati, ed è questo il nostro obiettivo in queste giornate, no? È proprio l'obiettivo di far capire ai nuovi amministratori, ai giovani amministratori, che urbanistica e quindi gestione del territorio e gestione del suolo sono due cose che devono camminare quasi insieme. Per fare ciò, l'anno scorso, una giornata di sabato, che è quella centrata nel dibattito tra di loro, avevamo organizzato il lavoro al Forte di Bar, che è stata una mossa vincente anche nel discorso del dopo, perché a volte si fanno delle scelte e poi non si sanno se sono state azzeccate o meno. E la scelta è stata azzeccata, anche qui merito di tutto l'Ufficio di Presidenza, che ne ha parlato almeno in due riunioni dell'Ufficio di Presidenza, perché l'obiettivo che volevamo trasmettere è: discutiamo di urbanistica, discutiamo in un luogo dove le scelte urbanistiche, no, hanno avuto un'importanza determinante, non solo per la ristrutturazione di quel luogo, ma per quello che ne è conseguito nelle zone limitrofi, quindi la vivibilità del territorio e anche il discorso della vivibilità sociale del territorio. Per quello che riguarda la Valle d'Aosta ci sono state 29 richieste, e quindi l'Ufficio di Presidenza, visto che abbiamo avuto le elezioni comunali solo a maggio, e questo è importante dare
opportunità a tutti perché si presentano per il primo anno sui banchi dei loro consigli comunali. Le abbiamo accolte tutte e sono pervenute anche tre domande da parte di studenti universitari e ringrazio per questo qui pubblicamente il rettore Fabrizio Casella perché si è prodigato per divulgare all'interno degli studenti questa iniziativa. Siamo state un po' difficoltà, ci sono state un eccesso di domande, nel senso siamo stati circa 250 domande e francamente ridurre a 250 a 45 è stato complesso. Questo naturalmente è un segno di valutazione assai positiva che danno i giovani amministratori di questa esperienza, anche perché ci è capitato questo, che praticamente quasi tutti coloro che hanno partecipato alle scorse edizioni hanno chiesto di partecipare. E quindi questo credo che sia un dato sul quale riflettere e valutare positivamente. Ci saranno 20 donne e 25 uomini. Sapete che teniamo conto di due criteri di fondo, la parità tendenziale uomo-donna nella partecipazione e la parità tendenziale tra le varie regioni. A noi abbiamo una situazione di questo genere, al nord sono 20 partecipanti del nord, centro sono 9, sud e isole sono 16. Tutte le regioni sono coperte, meno l'Umbria mi pare, sì. E consiglieri comunali 17, assessori 13, 13 sindaci e 2 sindaci partecipano. Partecipare l'ACI, apre l'ACI che è Presidente della Commissione Ambiente, come sapete, e chiude, come è stato detto, il Ministro Martina. Poi c'è una serie di studiosi e di pratici, Paolo Urbani che insegna diritto amministrativo alla Facoltà di Architettura di Pescara, Raffaele Rocco, e questa è un'altra novità abbastanza importante, cioè integrare le conoscenze come dire, nella regione con quelle di fuori e far coincidere e integrare, anche perché il tipo di specificità che pone dal punto di vista geologico, urbanistico, gestione del suolo, una valle come un posto come la Val d'Aosta sono assolutamente particolari. Allora far conoscere, far capire quali sono questi problemi credo che sia importante. Poi c'è Francesco Carrer che è già venuto la scorsa volta e che ha aderito molto volentieri all'invito che abbiamo fatto venire questa volta, è già Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Poi c'è Francesco Puma che è Segretario Generale dell'Autorità del Bacino del Po. Ha un'altra competenza non astratta ma concreta di gestione, che credo che sia importante. Mauro Grassi è Direttore della struttura di missione contro il dissesto idrogeologico. Fabrizio Curcio, Protezione Civile. Quindi, come vedete, abbiamo messo insieme tanto competenze di tipo scientifico, come dire, teorico, tanto competenze pratiche di gestione, che poi è la cosa specifica. Credo che voi, che avete già seguito un po' le cose dei scorsi anni, noi abbiamo poi la lezione e i seminari. I seminari sono momenti di approfondimento dei temi trattati nella lezione, in modo che le cose non vadano via. Poi dopo c'è un documento finale che in genere viene tratto su questi temi, che viene presentato al ministro competente e devo dire che qualche volta questo documento è servito anche a assegnare alcuni indirizzi del Ministero. Il Comune di Cirié, grazie ai fondi messi a disposizione dalla Compagnia di San Paolo e dalla collaborazione del CIS, Consorzio Intercomunale Servizio Socioassistenziali, con il progetto Reciproca Solidarietà e Lavoro Accessorio, offre a 10 ciriacesi l'opportunità di un lavoro accessorio pagato con i voucher. Il progetto è rivolto ai giovani con meno di 29 anni disoccupati residenti a Cirié, iscritti nelle liste dei lavoratori del Centro per l'Impiego e con ISEE non superiore a 25.000 euro. Due le attività per le quali ci si può candidare, ma attenzione, bisogna presentare domanda solo per una delle due, altrimenti si viene esclusi. Ti do una mano e mi impegno per te. Quest'ultima è riservata ai giovani con meno di 29 anni iscritti all'università. Per essere inseriti in graduatoria occorre presentare domanda all'Ufficio Politiche Giovanili in forma giovani di Cirié. Ultimo fine settimana per la festa di San Firmino a Pertusio. Anche questa domenica il centro del paese sarà disseminato dalle bancarelle del mercatino dell'artigianato e da quello del fischietto in terracotta, divenuto ormai simbolo di questa manifestazione. Domani sera, venerdì, serata dedicata alla tradizionale bagna cauda e a seguire la musica di Radio Gran Paradiso e DJ Revello. Sabato pomeriggio la gara di bocce e la serata dedicata ai sapori canavesani, seguita dalla discoteca mobile Radio Gran Paradiso. Domenica, ultimo giorno di festa con raduno delle gloriose 500, i mercatini, la castagnata organizzata dal gruppo Fidas Valperga Salassa Pertusio e alla sera cena e musica con la Giovanni Band.
Torna domenica la Calea Brosso Calea, classica corsa in montagna canavesana di fine stagione. Walter Dagassolemi, presidente del gruppo sportivo calese, domenica 11 ottobre, 47ª edizione della Calea Brosso Calea di Podismo. 47esima edizione, ci stiamo avvicinando pian pianino alla 50esima edizione che sarà un grandissimo traguardo, l'ho già anche questo. Comunque speriamo solo di avere un po' più di partecipazione rispetto agli anni scorsi, perché ultimamente, in questi ultimi anni, abbiamo sofferto molto questo problema, e quindi la speranza è di avere un po' più di gente per avere... Noi, i premi sono sempre gli stessi, un po' più di gente ci darebbe un po' più di respiro e quindi anche un po' più di voglia di continuare. 47 edizioni, comunque una gara sempre importante nel panorama di gare podistiche del Canavese, non solo. Sì, perché è iscritta al campionato regionale, è una delle gare storiche, diciamo, quelle che hanno una maggior longevità, e noi vogliamo dare questa continuità anche perché è una gara particolare nel suo modo di essere, nel circuito, nel tipo di gara, molto tecnica, e piace molto a quel tipo di atleti che così sono tecnicamente preparati per affrontare sia la salita che la discesa. Il percorso è quello tradizionale? Il percorso è quello tradizionale, quello che conosciamo già da diversi anni, e sicuramente in ottime condizioni, perché abbiamo fatto, grazie anche all'aiuto dell'AIB di Vico Canavese, del gruppo di Brosso, abbiamo fatto un grandissimo lavoro di pulizia, e quindi penso che chi viene sarà soddisfatto. Ecco, chi viene a Calea, oltre alla gara podistica, un museo molto interessante da visitare. Sì, abbiamo nella vecchia scuola di Calea, adiacente al locale pluriuso dove si farà la partenza anche l'arrivo, abbiamo come comune aperto un museo che ricorda la storia dell'Olivetti, dove sono esposti fino alla domenica 18 tutti i prodotti Olivetti, a partire dalla M1, la famosa M1 che fu la prima macchina da scrivere. E non solo podismo, non solo museo, ma anche buona tavola. Beh, allora io ci tengo a ricordarlo, perché magari molti vengono lì e non lo sanno e quindi non sono preparati. Chi vuole fermarsi, noi abbiamo predisposto già da un po' di anni un menù al costo di 10 euro che è adatto ai podisti, perché voglio dire, è un menù che non ingrassa, quindi possono fermarsi e mangiarli da noi. Domenica la stagione del triathlon verrà chiusa nel nord Italia dalla prima edizione del Triathlon Sprint di Baldassarre sul lago Sirio. La gara è intitolata Baldassarre, il cigno che qualche mese fa è stato affogato proprio da un atleta che si allenava, Isidoro Verna, geometra di Castellamonte. Sarà la Lipu, sezione di Torino, la Ondus, a beneficiare di parte delle quote di iscrizione. Un modo per ricordare Baldassarre e aiutare la Lega Italiana Protezione Uccelli nei suoi programmi di tutela delle specie protette. Da domani a domenica 18 ottobre si disputeranno tra Italia, Torino e Busto Arsizio e Bulgaria gli Europei 2015 di volley maschile. Torino sarà protagonista dei campionati europei maschili di pallavolo. Infatti da domani a domenica la nazionale italiana giocherà qui le partite del suo girone eliminatorio. Arriva bene, arriva sapendo che sta per iniziare un torneo di alta qualità, un torneo importante, un torneo a cui teniamo molto, un torneo a cui dobbiamo partecipare con la stessa mentalità con cui abbiamo affrontato il torneo in Giappone. Il torneo in Giappone va dimenticato, un torneo dove abbiamo ottenuto un grande risultato, ma questo torneo qua è un torneo di, come dicevo prima, di altissima qualità, perché non è un caso che nel ranking mondiale, nelle prime 12 squadre, 8 siano europee. E quindi ci aspetta un torneo duro che va affrontato con la quotidianità, con l'esigenza nella quotidianità e con l'attenzione a ogni singola partita, perché ogni singola partita ha le sue difficoltà e tutte le energie vanno messe nell'affrontare la squadra che c'è dall'altra parte della rete ogni giorno. Sento orgoglioso di rappresentare il mio paese in veste di commissario tecnico e quindi metto tutto il mio impegno per cercare di svolgere nel migliore dei modi, come ho sempre fatto, il mio specifico, e quindi mi sento molto, molto concentrato e molto, molto attento a cercare di sfruttare tutte le occasioni che la squadra avrà per cercare di fare
un buon europeo. Io credo che giocare nel proprio paese sia un valore aggiunto, un po' come giocare in casa quando si disputa una partita, giochiamo in casa e quindi chiaramente dal punto di vista ambientale Torino, Busto Arsizio saranno sedi dove ci aspettiamo un grande accompagno dal punto di vista del sostegno del pubblico e dell'entusiasmo. È chiaro che dobbiamo fare molto bene la nostra parte per accendere questo entusiasmo sugli spalti, però insomma noi siamo qua per questo. La città spero si presenti bene, sulla domenica ormai è praticamente tutto esaurito, ci sono pochissimi posti disponibili, abbiamo raggiunto un pelo più della metà i posti al sabato, quindi direi che si presenta bene. È chiaro che il venerdì, vuoi per l'interesse delle partite, perché giochiamo contro l'Estonia e non era uno squadrone già sulla carta, vuoi perché è di venerdì e quindi in orario comunque preserale e quindi fanno più fatica a venire. Per il resto io spero che adesso il nostro buon Blengini ci faccia vincere questo girone e metta la ciliegina sul gelato. È un obbligo della CEV e anche dell'FAVB ormai avere un minimo di 5.000/6.000 posti. A Torino l'unico impianto più vicino a questo numero è il Palavela, quindi il Ruffini è diventato inutilizzabile per quanto riguarda queste competizioni di livello internazionale, mentre potrebbe essere utilizzato per quanto riguarda delle coppe straniere, coppe europee o qualsiasi altra competizione. Sui campionati europei, mondiali, World League, Grand Prix purtroppo abbiamo ormai questo limite minimo, addirittura sui mondiali se va avanti la proposta che era stata fatta dovremmo andare sul Palazzo Zacchi perché il minimo è 10.000. Oggi pomeriggio, massimo domani mattina saranno esauriti. Quelli al sabato sì, ce ne sono ancora, direi tranquillamente, li esauriremo penso o il primo giorno di manifestazione o il giorno antecedente, quindi ormai con la nazionale che viene qua penso nel momento in cui si sparge la notizia che si stanno già allenando farà il resto. Ed ora la linea TG Amici Animali, curato dalla collega Serenella Zedda. In questa edizione arriva in Italia la campagna del nastro giallo e comprendere, educare e vivere il proprio cane. Buon proseguimento di giornata. È nata in Svezia, ma si sta diffondendo rapidamente la campagna del nastrino giallo, che parte da quello che sembra un concetto elementare, che pochi però mettono in pratica. Gli animali hanno la loro sensibilità e le loro esigenze che vanno rispettate. Parliamo di educazione nel rapporto dell'uomo col cane. C'è anche un'iniziativa, il nastrino giallo, la bandana gialla, che cosa vuol dire? Allora, il nastrino giallo, la bandana gialla significa ho bisogno di spazio. Non è un voler ghettizzare i cani, ma portare una sensibilità maggiore verso le persone. Cioè se noi camminiamo per strada, non è che andiamo in giro a dare una pacca a tutti sulla spalla, a tutti quelli che incontriamo per strada. Abbracciamo l'amica, abbracciamo il marito, abbracciamo la sorella, non abbracciamo tutti gli sconosciuti che incontriamo per strada. Purtroppo dai cani invece pretendiamo che invece loro accettino questa cosa e non è corretta nei loro confronti, sono anche loro individui, hanno anche loro bisogno di spazio, alcuni hanno spazio sociale, intimo, più vicino, non la chiamiamo la bolla personale, altri hanno una bolla più grande, ma questo c'è anche nelle persone, assolutamente. Il nastrino giallo è praticamente questa campagna che è nata in Svezia, c'è il sito dove si possono trovare tutte le informazioni tradotte in italiano, si può scaricare il materiale da distribuire. Il nastrino giallo in pratica è una fettuccia gialla, quindi una cosa assolutamente economica, questo è quello anche lo spirito che vogliamo trasmettere, che si va in merceria e veramente con 20 centesimi si prende 10 centimetri di nastrino e si lega al guinzaglio. È una cosa temporanea perché io posso metterlo e toglierlo secondo l'occasione in cui si trova il cane, per esempio adesso è andata a fare la passeggiata, abbiamo qua una cagnolina che patisce un po' gli ambienti affollati, allora posso metterglielo,
quando si trova in un ambiente affollato, per dire alle persone ha bisogno di un pochino più di spazio, datele spazio, e poi toglierlo mentre invece poi la portiamo a passeggio nei boschi, dove invece lì è più il suo ambiente e quindi si sente più a suo agio. Quindi quando vediamo un cane, andare a fargli le carezze non è la cosa migliore per il cane? Come dobbiamo fare? Magari aspettare che venga lui? Sì, assolutamente sì, fermarci, salutare la persona, incominciare a parlare con il proprietario, l'umano che sta con il cane, relazionarsi quindi con loro, dare il tempo, dare spazio e tempo al cane che scelga. Non è detto che venga a conoscervi, alcuni anche già da distante comunque prenderanno solo col naso informazioni sul vostro odore, su chi siete, su come vi muovete, decideranno poi se avvicinarsi a conoscervi e a farsi dare una carezza oppure no. Rispettateli, nel senso non obbligateli, se vedete che spontaneamente non si avvicinano a voi, il rispetto è proprio quello, cioè è questo quello che vogliamo riuscire a trasmettere, nel senso non possiamo obbligarli sempre a essere coccolati, manipolati dagli estranei, se no poi finiamo nel discorso dei cani che mordono, ma hanno ragione in tante situazioni. Obbligati a fare una cosa, a quel punto l'unica arma di difesa che hanno poi è la bocca. Fare una passeggiata in città, o meglio ancora in mezzo al verde, con il proprio amico a quattro zampe è un piacere, senza dubbio. Ma perché sia un piacere per entrambi è necessario che ci si comprenda, e non sempre è così facile. Fare del trekking, andare a spasso possiamo dire coi cani, sembra una cosa facile, non è così facile, bisogna forse essere un po' educati nel gestire il proprio cane. Assolutamente sì, il cane deve essere comunque un minimo allenato a delle passeggiate lunghe, quindi noi parliamo di un'ora o di due ore di passeggiata, non esageriamo mai con il percorso. Comunque sì, è educazione a 360 gradi quella che noi proponiamo, in più nella natura, soprattutto per mantenere e ripristinare quelli che sono i sentieri, la zona dove siamo, sulla quale camminiamo. Quindi noi siamo del Novarese, sulle colline novaresi, sui nostri vigneti o nelle aree protette della nostra zona. Quindi cambia, perché se in alcuni casi possiamo lasciare il cane libero, nelle aree protette il cane va tenuto al guinzaglio. Bisogna rispettare quindi quello che è la comunicazione del cane e le distanze da un cane all'altro, perché la comunicazione da libero è una cosa, la comunicazione legato, quindi trattenuto al guinzaglio, è un'altra. Una educazione che implica il rapporto fra il cane e il suo conduttore, dire padrone è sempre brutto, che devono imparare a comprendersi. Sì, assolutamente sì, infatti durante questi percorsi comunque seguiamo le persone, gli facciamo notare magari la comunicazione del loro cane con gli altri cani e con le persone comunque. Bisogna riuscire a capirsi, ma è anche divertente. Sì, assolutamente sì, è un insegnare la comunicazione cane-cane, cane-persona, divertendosi nella natura. Cambia la comunicazione fra la persona e il cane e fra i cani se sono nella natura piuttosto che in ambiente urbano? Sì, assolutamente sì, in ambiente urbano ci sono rumori, stimoli, cose che li spaventano, nella natura sono più nel loro ambiente, sono più tranquilli, poi ci sono tanti odori che possono comunque seguire, li incuriosiscono insieme, uno dice guarda qua c'è qualcosa di interessante, è passato un animale, allora ci si vede la dinamica proprio con tutti gli altri cani che vanno anche loro ad annusare. Può essere comunque utile questo esercizio fatto in natura per poi condurre il proprio cane in città? Sì, solitamente la maggior parte dei proprietari che si rivolgono a noi e ci seguono nei dog trekking hanno difficoltà nella gestione del cane in città. Fatti uno o due dog trekking cambia completamente il loro rapporto, la loro relazione e cambia la percezione del cane e del proprietario all'interno nell'ambito urbano. Quindi si cambia, hanno dei miglioramenti notevoli. Frazione Salto piena di gente oggi. Sì, siamo soddisfatti, una buona affluenza di persone. Abbiamo anche azzeccato la giornata, visto che fino a ieri c'era il diluvio e oggi ci ha graziato. Saranno le preghiere del nostro Don Perotti che ci ha benedetto anche gli animali stamattina e ha portato il bel tempo oggi. Una passerella di cani in concorso. Il secondo concorso Città di Cuornier l'abbiamo organizzato in collaborazione con gli amici della Valle Sacra, rappresentati qua da Aldo,
abbiamo creato un gruppo cinofilo della città di Coignet con gli amici di Salto, l'abbiamo creato con i commercianti del settore di Coignet, abbiamo creato questa giornata in quest'area, questa nuova area attrezzata che abbiamo voluto noi come amministrazione comunale, l'abbiamo portata avere dei nuovi splendori per questa frazione. Questa frazione è molto popolosa, conta più di 1000 persone ed è giusto che abbia il suo spazio anche a livello di manifestazione. Moltissimi cani partecipanti di tutte le razze. Non si pensava, visto la giornata, ma comunque da lassù qualcuno ci ha aiutato e, come dicevo prima, sono orgoglioso di questa manifestazione perché si è partita da una piccola iniziativa e con l'aiuto di Mauro, che io ho interpellato e ho insistito di fare questa cosa qui tutti quanti insieme, abbiamo creato anche questo gruppo, oltre al gruppo degli amici sportivi di Valle Sacra, abbiamo creato questo nuovo gruppo che si chiama Amici Cinofila Coignatese, e pensiamo nel futuro di continuare questa manifestazione, visto che comunque i partecipanti sono stati numerosi e ne siamo abbastanza fieri di questa cosa. Una manifestazione che si limiterà ad essere organizzata a Salto, a Coignet, oppure anche in altre parti del Canavese? Ma diciamo che cercheremo di organizzarla sia qui a Salto che poi magari anche in futuro proprio anche a Coignet. Vediamo di trovare lo spunto e, come dico, anche con l'aiuto dell'amministrazione comunale di Coignet, di fare numerosi eventi. Abbiamo cercato di premiare tutti i cani nella passerella, abbiamo cercato di dividerli in categorie e sono stati premiati per 8 categorie che abbiamo riuscito a tirar fuori dal numero di cani che sono intervenuti. Il numero di cani è stato elevato, più delle nostre previsioni. Ringraziamo tutti i partecipanti.